Eccoci alla terza lezione, la terza lezione del nostro corso sul sistema costituzionale e sistema delle autonomie, lezioni preparate per pubblica alla scuola di ANCI per i giovani amministratori. Nelle prime due lezioni abbiamo visto il sistema della Costituzione e poi specificamente nella seconda i tre poteri classici, il modello con cui funziona il nostro ordinamento costituzionale, legislativo, esecutivo, giudiziario. Ora invece dobbiamo parlare delle garanzie costituzionali. Perché? Perché la Costituzione ha bisogno di essere garantita giuridicamente. In che senso? Di essere protetta da organi che vanno a evitare comportamenti incostituzionali e facciano un bilanciamento fra i poteri. Questi organi nel nostro modello sono la Corte Costituzionale e il Presidente della Repubblica. Per capire perché nascono gli organi di garanzia bisogna tornare un attimo indietro, bisogna tornare a circa 150 anni fa alle costituzioni ottocentesche. Ricordiamo che le costituzioni ottocentesche, come lo Statuto Albertino, sono costituzioni concesse dai re, quindi costituzioni ottriate, costituzioni che hanno una forza politica che servivano per dare separazione dei poteri e diritti ai cittadini. Ma queste costituzioni ottocentesche non hanno retto alla prova della storia, perché i fatti storici le hanno superate, non le hanno fatte rispettare. Ecco allora che a inizio Novecento, soprattutto in Germania, si pone un dibattito per individuare chi sia il custode della Costituzione. Questo dibattito è negli studiosi, nella dottrina giuridica, ci sono soprattutto due studiosi che si espongono su questo tema, sono Schmitt, Karl Schmitt, che ritiene che il custode della Costituzione sia il Presidente della Repubblica, il Presidente del Reich, e invece Hans Kelsen, che parla del custode della Costituzione e individua la Corte Costituzionale. Vedete, entrambi questi organi diventano custodi della Costituzione nel nostro modello, perché sono poteri di garanzia. Per tornare alla Germania di 100 anni fa, allora Kelsen e Schmitt ovviamente avevano visioni diverse in un contesto politico in cui Schmitt divenne il giurista di regime perché propugnava i poteri eccezionali anche del presidente del Reich, del capo del Reich, e invece Kelsen finì in esilio. Però la teorica, le loro idee sono state molto importanti proprio per farci capire come funzionano i modelli costituzionali. I modelli costituzionali hanno bisogno di garanzie costituzionali. La nostra Costituzione ha specificamente le garanzie costituzionali nel titolo VI della parte seconda, andatele a prendere, andatele a vedere, gli articoli 134 e seguenti, e le garanzie costituzionali sono proprio il procedimento di revisione costituzionale, di cui abbiamo già parlato nella prima lezione, e poi invece la Corte Costituzionale, articoli 134, 35, 36 e 37. I due poteri di garanzia, quindi, la Corte Costituzionale, ma anche il Presidente della Repubblica. Partiamo proprio dal Presidente della Repubblica in questa introduzione generale. Il Presidente della Repubblica cosa fa? È un potere neutro, si dice tradizionalmente, cioè il Presidente della Repubblica non è né legislativo, né esecutivo, né giudiziario, ma ha poteri che toccano tutti e tre le tipologie classiche del potere. E cosa fa? Deve bilanciarle, deve fare il potere di garanzia. Il Presidente della Repubblica sappiamo come viene eletto, anche perché l'elezione di Mattarella bis è recente, quindi tutti ricordiamo, l'elezione è fatta da un collegio speciale, quindi i grandi elettori che sono tutti i deputati, tutti i senatori, a cui si aggiungono i delegati regionali. Dobbiamo anche ricordare che lo scrutinio è segreto e che ci sono maggioranze speciali. Nei primi tre scrutini i 2/3 degli aventi diritto e poi invece la metà degli aventi diritto dal quarto scrutinio. Normalmente i grandi elettori sono 1 migliaio, bisogna raggiungere quindi questa maggioranza alta, 670 circa nei primi tre scrutini, 505-506 invece dal quarto. Sappiamo anche che molte volte ci sono voluti molti scrutini per eleggere il presidente, proprio perché non ci si metteva d'accordo. Il presidente ha requisiti generalissimi, li stabilisce ancora la Costituzione, articoli 83, articoli 84, come cittadino italiano, avente 50 anni d'età, col godimento di diritti civili e politici, un'elezione senza candidature, quindi con le schede bianche si vota, e votando su una scheda bianca si può scrivere qualsiasi nome. Quindi ecco che va trovato già un bilanciamento politico nella scelta del presidente. Vi accennavo i molti scrutini, Leone 23 scrutini, ma anche 18, 21, soprattutto negli anni 60 e negli anni 70, per Saragat,
per Segni, ma ancora per Pertini. Negli ultimi anni abbiamo avuto meno scrutini, un accordo più vicino fra le forze politiche, ma si è posto il problema della rinnovabilità. La Costituzione, articolo 85, nulla dice sulla rinnovabilità del capo dello Stato. Probabilmente nelle cose il Presidente non dovrebbe essere rinnovabile, perché ovviamente ci troviamo in un modello in cui la sua durata in carica, 7 anni, è già abbastanza lunga rispetto ai 5 della legislatura, ma tuttavia nei fatti il Presidente è stato rinnovato sia con Napolitano nel 2013 sia nel 2022 con Mattarella. Probabilmente questo è un punto su cui bisogna intervenire anche in sede di riforma costituzionale per chiarire questo punto, per chiarire la durata in carica del Presidente. Ricordiamo su questo un aneddoto storico comparato importante. I limiti alla durata in carica del potere nascono soprattutto nella Costituzione statunitense. Tutti sappiamo il doppio mandato del presidente, il doppio mandato di Clinton, di Obama. No, dopo il doppio mandato non ti puoi più ricandidare. Problema che poi è stato riproposto anche in Italia, soprattutto sappiamo per i sindaci, i presidenti di regione, dove la legislazione più recente degli ultimi 20 anni ha proprio portato il limite di 2 mandati. Limite peraltro per alcuni versi discusso, anche perché negli Stati Uniti originariamente non c'era questo limite. La Costituzione americana prevedeva semplicemente il mandato di 4 anni. E i presidenti, di fatto, per consuetudine, dopo 2 mandati non si erano ricandidati. Invece, durante la Seconda Guerra Mondiale, il presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, si ricandidò. Era stato eletto nel 1932, poi nel 1936, nel 1940 si ricandidò. E questa ricandidatura fu accettata dal sistema, che lo rielesse per la terza volta nel 1940 e poi addirittura nel 1944 per una quarta volta. Però l'eccezione, la deroga al sistema fu così forte che alla morte di Roosevelt nel 1947 venne avviato un procedimento di modifica costituzionale e oggi nella Costituzione statunitense abbiamo il 22° emendamento che stabilisce proprio la regola del limite dei 2 mandati per i presidenti. Che questa poi, questo 22° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, è un elemento di ispirazione per il doppio mandato che abbiamo in Italia, sappiamo, sapete, per i sindaci, i presidenti di regione, ma lo abbiamo anche nel mondo per tante altre forme di presidenti eletti. Però è una scelta del legislatore che ci può essere o non essere. Nelle democrazie normalmente si cerca di porre un limite al potere proprio per garantire una rotazione. La Costituzione italiana invece nulla dice all'articolo 85 sulla rinnovabilità del presidente, quindi la rinnovabilità sia per Napolitano sia per Mattarella è stata legittima, però forse è il momento di porsi il problema per capire se il Presidente della Repubblica in Italia in fondo deve durare 7 anni oppure con più mandati può restare in carica 14-21 anni, che però in una Repubblica cominciano a diventare veramente un po' troppi rispetto al bilanciamento dei poteri. Ma torniamo a noi. Torniamo ai poteri del Presidente della Repubblica, poi li vedremo nello specifico con la professoressa Pistorio come sempre, ma il Presidente della Repubblica ha poteri che toccano tutti e 3 i poteri. Tocca il legislativo, perché? Perché ad esempio il potere più classico, più famoso, è quello di promulgazione delle leggi. La legge viene approvata da entrambe le Camere e dopo l'approvazione il Presidente deve promulgarla. Quindi deve dare un controllo formale, il Presidente può anche non promulgare, può restituirla alle Camere con un messaggio motivato se ritiene che ci siano dei problemi per la promulgazione. Differenza importante invece: nella monarchia il re faceva parte del potere legislativo, aveva il potere di sanzione regia. La sanzione regia significava che il re partecipava alla scrittura della legge e poteva modificare gli articoli direttamente, riscriverli e mandarli nuovamente in Parlamento. Invece nel modello repubblicano non è così, perché il presidente può solo prendere o lasciare, cioè riceve la legge, la promulga o non la promulga. La non promulgazione, il rinvio alle Camere, è un atto eccezionale, raro nella nostra storia. Il Presidente della Repubblica quindi incide sul legislativo, ma incide anche sugli altri poteri. Come incide? Incide sull'esecutivo in maniera veramente notevole, perché sappiamo che il Presidente della Repubblica ha individuare il Presidente del Consiglio, quindi dopo aver individuato il Presidente del Consiglio, addirittura con l'incarico, il preincarico, poi nomina i ministri, articolo 92, su proposta del Presidente del Consiglio, ma è il Presidente della Repubblica a nominarli. Ancora incide sull'esecutivo, perché può sciogliere le Camere, quindi incide sul legislativo e sull'esecutivo
Al tempo stesso, articolo 88, quando non si può formare un nuovo governo, ma ancora emana decreti legge, decreti legislativi, emana i regolamenti con il DPR, con il suo atto tipico di emanazione, ancora incide sul giudiziario perché ha il potere di grazia, ma presiede anche il Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi vedete, il Presidente della Repubblica è un potere al di fuori dei tre poteri classici, ma garantisce il legislativo, l'esecutivo, il giudiziario, proprio perché controlla l'intero sistema costituzionale, il custode, il controllore della Costituzione, il notaio della Repubblica, si diceva tradizionalmente, soprattutto nei primi anni, quei presidenti che noi vediamo in bianco e nero, no? Einaudi, De Nicola, Gronchi, questi presidenti facevano il notaio della Repubblica. Poi negli ultimi anni il presidente è diventato anche più attivo nella forma di governo, però al Presidente della Repubblica non spetta l'indirizzo politico, perché l'indirizzo politico è del governo. Anche questo è un tema che è uscito nelle ultime settimane. Non a caso al Quirinale non è mai andato un leader. De Gasperi, Togliatti, Nenni, Andreotti, Moro, Spadolini, Craxi non sono mai diventati Presidente della Repubblica. Perché? Perché questi capi, i leader, vanno a Palazzo Chigi, dove si guida il governo e si fa l'indirizzo politico. Al Quirinale chi ci va? Ci vanno delle figure di mediazione e di bilanciamento, proprio perché il ruolo è questo qui, di mediazione e di bilanciamento. Secondo potere di garanzia, la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale che cos'è? È un giudice speciale, perché è un giudice composto in maniera particolare, non solo da giudici, perché dei 15, 5 vengono dalla magistratura, li nomina la magistratura, ma gli altri sono nominati o direttamente dal Presidente della Repubblica o sono nominati dal Parlamento in seduta comune. Devono essere giuristi di alta qualità, quindi magistrati del massimo grado, Corte dei Conti, Cassazione, Consiglio di Stato, oppure professori di diritto, professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 20 anni di anzianità. Quindi la Corte è composta in maniera frazionata per terzi da giuristi di alta qualificazione. La Corte ha una serie di competenze, ha innanzitutto il controllo di legittimità sulle leggi col giudizio in via incidentale, quindi deve controllare che le leggi che vengono applicate nei processi non siano contrastanti con la Costituzione. Perché se c'è un dubbio, il giudice nel suo processo ha un dubbio sull'applicabilità di una legge, perché non conforme con la Costituzione, sospende il processo e rinvia gli atti alla Corte Costituzionale. Poi la Corte Costituzionale ha anche un ruolo arbitrale fra chi? Fra i poteri, in che senso? Perché nelle competenze fra Stato e Regioni, proprio anche sulle competenze legislative e amministrative, c'è il giudizio di costituzionalità in via principale, quando per violazione della competenza lo Stato impugna una legge regionale o viceversa la Regione impugna una legge statale, articolo 127 della Costituzione, ma ancora poi ci sono i conflitti. I conflitti sono sia fra enti, quindi fra Stato e Regione, fra Regioni, anche lì sulle competenze costituzionali e amministrative, ma soprattutto i conflitti fra poteri. Cioè quando entrano in conflitto la magistratura e il Presidente della Repubblica, quando entra in conflitto un giudice con il Parlamento. Quando? Perché? Per esempio sulle immunità parlamentari. Si applica l'immunità parlamentare a Vittorio Sgarbi quando fa una trasmissione televisiva? Perché Vittorio Sgarbi spesso interveniva da deputato in TV e in quel caso era coperto dall'articolo 68. La magistratura riteneva di doverlo processare per ciò che aveva detto, spesso sul ricorso di una persona che si riteneva diffamata da quegli interventi. Il Parlamento copriva con l'immunità parlamentare per decidere nel conflitto fra poteri, da una parte il Parlamento che ritiene ci sia immunità, dall'altra la giustizia, i giudici ritengono che non ci sia immunità, si va alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, quindi, conflitti fra poteri dello Stato. Ancora conflitti famosissimi, il caso Mancuso, quando viene sfiduciato un singolo ministro, il singolo ministro può essere sfiduciato? Ecco che si va in conflitto alla Corte Costituzionale. Quindi arbitro delle competenze costituzionali, ancora sempre poteri di alto controllo sul referendum abrogativo. L'ultima fase, l'ammissibilità del referendum abrogativo, cioè quando il popolo può entrare in campo per votare l'abrogazione delle leggi, articolo 75, ci sono una serie di controlli, l'Ufficio Centrale per la Cassazione e alla fine proprio
La Corte Costituzionale, il giudizio di ammissibilità, ancora altra competenza, la competenza penale, giudica sulla messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. Articolo 90 della Costituzione, il Presidente della Repubblica è responsabile solo per alto tradimento, per attentato alla Costituzione. In questi casi estremi mai verificatisi in Italia, il giudizio spetta alla Corte Costituzionale, che in quel caso però è integrata da 16 cittadini estratti a sorti da una lista particolare. Quindi diventa anche giudice penale la Corte Costituzionale. Prima questo giudizio penale era anche sui ministri e infatti c'è stato nella storia della Repubblica Italiana un sol giudizio di questo tipo, il caso Lockheed a fine anni 70 contro due ministri, Gui e Tanassi, che erano accusati di reati peraltro comuni. Ma perché si va alla Corte Costituzionale in questi casi estremi? Adesso i ministri vanno a uno speciale collegio, il Tribunale dei Ministri, e in Corte Costituzionale ci va solo il Presidente. Perché? Perché sono casi estremi di valutazioni giuridiche su alte cariche e quindi serve un giudice speciale che abbia anche una sensibilità non solo giuridica ma anche politica. Ecco quindi che Corte Costituzionale e Presidente della Repubblica rappresentano i due organi di garanzia del nostro modello costituzionale. Nella ripartizione dei poteri prevista nel nostro ordinamento giuridico, il potere legislativo spetta al Parlamento, il potere esecutivo al Governo, il potere giurisdizionale alla magistratura. Organi di garanzia sono invece il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale. Mentre però, come abbiamo visto, il Presidente della Repubblica assolve una funzione di garanzia politica, la Corte Costituzionale esercita una funzione di garanzia giuridica. Non è un caso infatti che il titolo sesto della parte seconda della Costituzione è rubricato Garanzie Costituzionali e all'articolo 134 individua le competenze e le funzioni della Corte Costituzionale. L'esistenza della Corte Costituzionale è infatti uno strumento di garanzia della rigidità della Costituzione, della tutela dei diritti fondamentali, dei principi in essa sanciti e proprio della divisione dei poteri, ovvero di quegli elementi fondamentali che, sulla base di quanto già abbiamo rilevato l'articolo 16, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prescrive, rappresenta il contenuto, il cuore della Costituzione. Le disposizioni costituzionali sulla Corte Costituzionale prevedono le competenze della Corte, ma anche la composizione. Quanto alla composizione, infatti, esiste una diversificazione sia da un punto di vista attivo che passivo. Sotto l'aspetto attivo, infatti, la diversificazione prevista all'articolo 135 della Costituzione prevede che i giudici della Corte Costituzionale siano nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative. Quanto invece alla diversificazione da un punto di vista passivo, è sempre l'articolo 135 ad indicare che i giudici della Corte sono scelti tra magistrati anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo 20 anni di esercizio. I giudici della Corte Costituzionale sono 15, ma è previsto un quorum funzionale, ovvero è indispensabile il raggiungimento del numero di 11 giudici, quindi la presenza di 11 giudici per addivenire alla deliberazione. Le decisioni sono sempre formalmente collegiali, purché appunto venga raggiunto il quorum di 11 giudici. In Italia non è mai stata accolta, nonostante le molteplici discussioni sul punto, la dissenting opinion. I giudici sono nominati per 9 anni e non possono essere nuovamente nominati. Ogni 3 anni i componenti della Corte Costituzionale eleggono però un presidente. Il presidente dura in carica un triennio ed è rieleggibile, fermo restando ovviamente gli eventuali termini di scadenza dell'ufficio di giudice. I componenti della Corte Costituzionale godono di un'ampia autonomia regolamentare e finanziaria e per i dipendenti vige il principio dell'autodichia. Importante sottolineare come uno dei requisiti fondamentali del processo costituzionale sia proprio la gratuità del processo costituzionale. Vediamo più da vicino quali sono le competenze che spettano alla Corte Costituzionale. È l'articolo 134 a individuare anzitutto che la Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge dello Stato e delle regioni,
sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni e tra le regioni, sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione. A queste si aggiunge anche il giudizio sulla ammissibilità delle richieste referendarie, referendum abrogativo, di cui all'articolo 75,2. Per quel che riguarda la funzione più importante assolta alla Corte Costituzionale, ovvero il controllo di legittimità costituzionale, occorre fare una precisazione sulle peculiarità che contraddistinguono i sistemi di costituzionalità e i controlli di costituzionalità per comprendere quali sono appunto le peculiarità che caratterizzano il nostro sistema di costituzionalità. Anzitutto, i sistemi di costituzionalità possono essere classificati sulla base di quattro elementi, a seconda che si tratti di un giudizio, di un controllo di tipo diffuso o accentrato, a seconda che il controllo sulla legge, sull'atto con forza di legge sia precedente o successivo rispetto all'entrata in vigore, a seconda che il controllo sia di tipo astratto o concreto, e a seconda di quelli che sono i soggetti ai quali è riconosciuta la possibilità di rivolgersi al Tribunale Costituzionale, al giudice, ovvero a quello che è il titolare della funzione di effettuare il controllo di costituzionalità. In Italia sicuramente il sistema prescelto è un sistema misto da più punti di vista. Anzitutto si è seguita la logica del collo di bottiglia, istituendo quelli che sono dei meccanismi, diremo, processuali di accesso alla Corte Costituzionale che consentono, di limitare sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo le questioni di legittimità costituzionali, e questo chiaramente per consentire un più efficiente lavoro della Corte Costituzionale. Restrizioni da un punto di vista quantitativo si desumono dal fatto che possono rivolgersi alla Corte in via diretta soltanto lo Stato e le Regioni e in via incidentale, quindi nell'ambito e nel corso di un giudizio di altra natura, soltanto i giudici, il cosiddetto giudice a quo, ovvero il giudice dal quale parte la questione di legittimità costituzionale. E da un punto di vista qualitativo, però, è proprio questa modalità di accesso riconosciuta ai giudici che consente di individuare una ulteriore restrizione, appunto, qualitativa, perché il giudice, prima di sollevare la questione alla Corte Costituzionale, deve effettuare, diversi controlli che consentono quindi, di, sollevare soltanto quelle questioni che presentano almeno, degli, fondati dubbi di contrasto, rispetto alla Costituzione. Il controllo di costituzionalità è sicuramente la funzione più importante attribuita alla Corte Costituzionale. Vediamo più da vicino quali sono le caratteristiche che connotano questo tipo di controllo nel nostro ordinamento. Anzitutto non possiamo definirlo come un sistema di controllo esclusivamente accentrato. I sistemi di costituzionalità si distinguono in accentrato e diffuso a seconda dell'organo titolare di siffatta funzione. Il sistema di costituzionalità è diffuso allorquando l'esercizio della funzione che consiste nel controllare la conformità a costituzione di leggi e atti con forza di legge è attribuita a ciascun giudice e quindi rientra nell'esercizio della funzione giurisdizionale e ha come eventuale conseguenza derivante dal riconoscimento di una illegittimità, di un'incostituzionalità, la disapplicazione della legge con effetti soltanto inter partes, quindi limitatamente a quello che è il caso concreto. Un giudizio invece è di tipo accentrato quando il sistema di costituzionalità è affidato esclusivamente ad un organo ad hoc, all'uopo previsto per effettuare siffatta funzione, per esercitare siffatta funzione. Nel nostro ordinamento il controllo di costituzionalità è misto per il semplice fatto che indubbiamente è prevalentemente accentrato perché esiste un organo ad hoc, ovvero la Corte Costituzionale, che svolge in misura prioritaria questa funzione rilevante, ovvero il controllo di costituzionalità. Però è anche vero che esistono alcuni elementi di diffusione che rendono appunto il sistema di costituzionalità un sistema misto. Essenzialmente sono due gli elementi di diffusione. Il primo è quello caratterizzato dai controlli che vengono riconosciuti, che vengono espletati dal giudice a quo, ovvero nell'ambito di quello che è un giudizio in via incidentale, un giudizio dal quale muove la questione di costituzionalità e che quindi implica l'attivazione del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale, perché il giudice deve effettuare dei controlli circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza,
ovvero in particolare quest'ultimo, controlli che attengono a quello che è il grado di convincimento del giudice, diciamo, convincimento che deve essere tale da suscitare un dubbio particolarmente importante e significativo, da sollecitare, da spingere l'intervento, da richiedere l'intervento della Corte Costituzionale. Quindi è vero che il giudice non può in alcun modo sostituirsi alla Corte Costituzionale, ma è altresì vero che il controllo da questo espletato affinché sia possibile sollevare questioni dinanzi alla Corte deve essere un controllo abbastanza importante, significativo. Il giudice deve essere, come dire, quasi certo del contrasto con la Costituzione, rispondendo quindi a quella logica del collo di bottiglia che, da un punto di vista non solo quantitativo, ma soprattutto qualitativo, riduce fortemente le questioni da sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale. L'altro elemento di diffusione attiene invece a quello che è il ruolo del giudice nell'ambito del controllo, della valutazione delle antinomie, ovvero dei contrasti tra norme nazionali e norme dell'Unione Europea. Perché sappiamo bene che ogni qualvolta una norma dell'Unione Europea dotata di efficacia diretta e quindi capace di avere un'applicazione immediata perché sufficientemente precisa, chiara, incondizionata, attributiva di diritti ai singoli e se contenuta in direttive comunitarie invocate in rapporti verticali, collida con una norma nazionale, rientra nell'esercizio della funzione giurisdizionale il compito del giudice di risolvere questa antinomia tramite la disapplicazione della norma nazionale, cioè la non applicazione della norma nazionale e l'applicazione invece di quella dell'Unione Europea. Ecco allora un ulteriore elemento di diffusione che consente di poter qualificare il nostro sistema come un sistema misto, prevalentemente accentrato, ma con qualche elemento di diffusione. Rispetto invece al momento cronologico, ovvero alla possibilità che il giudizio venga espletato successivamente all'entrata in vigore della legge o dell'atto avente forza di legge, ovvero in una fase precedente, dopo la riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione, indubbiamente possiamo riconoscere che il giudizio è sempre successivo, cioè in un momento successivo rispetto all'entrata in vigore della legge può espletarsi siffatto controllo qualora appunto la richiesta venga attivata dinanzi alla Corte Costituzionale. Residua soltanto un controllo, diciamo, preventivo nei confronti degli statuti delle regioni autonomia ordinaria, dal momento che l'articolo 123 consente allo Stato la possibilità di sollevarne questione di costituzionalità entro 30 giorni dalla pubblicazione. Per il resto il controllo è sempre successivo rispetto all'entrata in vigore della legge, oggetto del dubbio di costituzionalità. Il giudizio nel nostro ordinamento può definirsi sia astratto che concreto, cioè a seconda delle diverse modalità di accesso sulle quali adesso ci soffermeremo, ovvero con riguardo a diversi soggetti ai quali è riconosciuta la possibilità di sollevare questioni di costituzionalità dinanzi alla Corte, potremo distinguere un controllo di tipo astratto, un controllo di tipo concreto. Cominciamo da quest'ultimo, ovvero dal giudizio di legittimità in via incidentale. Si tratta di un giudizio che viene, di una questione di legittimità che viene sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale nell'ambito di un giudizio principale, un giudizio di qualsiasi natura, penale, amministrativo, civile, nel corso della quale il giudice d'ufficio, quindi per un dubbio che ritiene sussistente o anche su istanza di parte, dubita sulla conformità a Costituzione di una legge o di un atto avente forza di legge che deve applicare nel giudizio principale e anzi, senza, diciamo, la risoluzione di quel dubbio, non può proseguire la risoluzione del caso concreto, ovvero quella applicazione, diciamo, del diritto al fatto di cui abbiamo parlato esaminando la funzione giurisdizionale. Quindi, qualora un giudice si dovesse trovare in questa situazione, dovesse avere un dubbio sulla conformità a Costituzione di una legge che deve applicare, di una norma che deve applicare, dovrà espletare dei controlli rilevanti, approfonditi, importanti, per capire se nella misura in cui sia possibile rivolgersi alla Corte Costituzionale e ottenere dunque la soluzione di questo dubbio di costituzionalità. Quali sono i controlli che deve espletare il giudice a quo, così definito perché è il giudice dal quale parte la questione di costituzionalità? Anzitutto, in prima battuta, deve cercare di interpretare il testo della disposizione di dubbia costituzionalità in modo tale da leggere, se possibile, una lettura costituzionalmente compatibile. È la cosiddetta interpretazione conforme a Costituzione, il primo sforzo chiesto al giudice.
ovvero il giudice deve verificare se quella disposizione è suscettibile di più letture e qualora tra le diverse letture sia possibile nuclearne una con forma a Costituzione, allora il giudice riesce a evitare il sorgere dell'antinomia normativa tra la legge e la Costituzione e applicare quella disposizione sia pur riletta appunto in chiave costituzionale e quindi evitare il sorgere dell'antinomia normativa, evitare di rivolgersi alla Corte Costituzionale. Qualora tuttavia questo sforzo non raggiunga, diciamo, gli esiti sperati e quindi nonostante il tentativo di interpretazione conforme, la disposizione non è suscettibile di una lettura compatibilmente conforme e quindi sussista, sorga l'antinomia tra la norma legislativa e la norma costituzionale, allora il giudice, prima di rivolgersi alla Corte, deve effettuare due ulteriori controlli, il controllo sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Il controllo sulla rilevanza attiene alla applicabilità di quella norma al giudizio principale, cioè il giudice deve essere certo del fatto che non può andare avanti, non può risolvere quella controversia dinanzi a lui sollevata senza chiarire quel dubbio, senza che venga sciolto quel dubbio sulla conformità a Costituzione della norma. Quindi il giudizio sulla rilevanza attiene alla applicabilità della norma al giudizio principale. Quella norma è applicabile, il giudice non può non applicarla per risolvere la controversia e quindi si rivolge alla Corte Costituzionale per sciogliere questo dubbio. Il dubbio, diciamo il grado di convincimento del giudice, attiene invece al secondo controllo, cioè la non manifesta infondatezza della questione. Si tratta di un controllo davvero importante e significativo e attiene al grado di convincimento del giudice. Il giudice deve essere, diciamo, deve avere un dubbio rilevante, significativo, e questo per rispondere appunto a quella logica del collo di bottiglia che limita le questioni da un punto di vista quantitativo, cioè il giudice non può sollevare un qualsivoglia dubbio di costituzionalità, ma deve essere un dubbio significativo. Il giudice, potremmo dire, deve essere quasi certo prima di sollevare questione dinanzi alla Corte Costituzionale, quasi certo perché non è un giudice della Corte Costituzionale, non può quindi sostituirsi alle funzioni del giudice costituzionale. Ma il grado di convincimento deve essere abbastanza importante e significativo. Questo è il controllo sulla non manifesta infondatezza della questione. Qualora espletato il tentativo di interpretazione conforme e risultato, diciamo, infruttuoso l'esito, ed espletati invece positivamente i controlli sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, allora il giudice può rivolgersi alla Corte Costituzionale attraverso un atto, un'ordinanza di rimessione, in cui indica la norma oggetto, ovvero quella norma di legge o atto con forza di legge della cui costituzionalità dubita, la norma parametro, ovvero quella norma alla stregua della quale si ritiene che la norma di legge sia contrastante e quindi sia lesiva di questa norma parametro, di questa norma costituzionale, e non solo, e deve indicare la rilevanza e la non manifesta infondatezza e dare un'adeguata motivazione alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, spiegando peraltro in maniera chiara ed esaustiva la fattispecie, ovvero quel caso concreto nel corso del quale sorge il dubbio sulla conformità a Costituzione. Una volta che la questione di costituzionalità è così formulata, l'ordinanza di rimessione viene inviata dinanzi alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale dovrà quindi espletare questo tipo di controllo, che consiste proprio in un raffronto tra la norma oggetto e la norma parametro. La norma oggetto è costituita da leggi e atti con forza di legge, la norma parametro da quelle norme alla stregua delle quali deve essere effettuato il controllo di costituzionalità. Anzitutto, quando si fa riferimento a norma oggetto e norme parametro, indubbiamente si allude, nel caso dell'oggetto, a leggi e atti con forza di legge dello Stato e delle Regioni, come espressamente previsto all'articolo 134. Cosa significa? Significa che le norme oggetto vanno classificate sulla base di due elementi. Devono essere anzitutto leggi o atti con forza di legge e quindi sono esclusi tutti gli atti che non hanno forza di legge o tutti quelli che atti non sono. Quindi vengono escluse ad esempio le consuetudini, non possono essere chiaramente oggetto del sindacato di costituzionalità perché non sono atti. Vengono esclusi tutti quegli atti che sono privi di forza di legge, per esempio tutti quegli atti di natura secondaria,
ovvero regolamenti, ad esempio, del governo, perché sono atti privi di forza di legge. Ancora sono esclusi dal novero degli atti oggetto del sindacato di costituzionalità i regolamenti parlamentari, ma non perché non abbiano forza di legge. La Corte Costituzionale si è già manifestata, si è espressa sul punto, saltando a piè pari, diciamo, la problematica sulla esistenza o meno di forza di legge nei regolamenti parlamentari, ma escludendone il valore, cioè la sindacabilità, a tutela dell'indipendenza guarentigiata delle Camere, quindi spostando, diciamo, il problema dall'atto a quello che è il soggetto che pone in essere quell'atto, a garanzia dell'autonomia di cui godono i componenti del Parlamento, il regolamento parlamentare non è sindacabile. Quindi, primo elemento di classificazione degli atti sindacabili attiene alla presenza o meno di forza di legge. Il secondo attiene invece alla provenienza, deve essere un atto dello Stato e delle Regioni, un requisito quindi soggettivo che consente di escludere dal novero degli atti oggetto del sindacato di costituzionalità tutti quegli atti che non provengono dallo Stato o dalle Regioni. Primo e indubbio riferimento a quelli che sono, ad esempio, gli atti provenienti dall'Unione Europea. Ecco allora che se, ad esempio, una norma nazionale contrasta con un regolamento dell'Unione Europea, è evidente come il regolamento dell'Unione Europea non potrà mai essere oggetto del sindacato di costituzionalità. Ma sappiamo anche bene che alcune norme dell'Unione Europea, o meglio tutte le norme dell'Unione Europea, hanno, se dotate di efficacia diretta, capacità di prevalere persino su norme di grado costituzionale, ad eccezione dei principi supremi, cioè le norme dell'Unione Europea non possono contrastare i diritti inviolabili, i principi supremi, sono i cosiddetti controlimiti, cioè quelle barriere che precludono la penetrazione delle norme europee nell'ordinamento nazionale. Cosa succede allora se, ad esempio, una norma, non so, contenuta in un regolamento dell'Unione Europea, contraste con un principio fondamentale? Sappiamo bene che il giudice, non rientrando nel novero delle sue attività questo tipo di controllo, dovrà rivolgersi alla Corte Costituzionale. Come può rivolgersi alla Corte Costituzionale posto che le norme oggetto devono essere norme provenienti dallo Stato o dalle Regioni? Nell'ordinanza di rimessione il giudice non farà altro che indicare, nel caso quindi di antinomia tra una norma dell'Unione Europea e un principio fondamentale e un diritto inviolabile, dovrà indicare come norma oggetto la legge di esecuzione del trattato nella parte in cui consente l'immissione di quella norma nell'ordinamento. Ecco allora che in questo caso la norma oggetto sarà appunto una norma dello Stato, cioè la legge di esecuzione del trattato che consente l'introduzione nel nostro ordinamento di quella norma che pare entrare in rotta di collisione con un principio fondamentale, con un diritto inviolabile. Ecco quindi come norme oggetto, ripeto, possono essere soltanto leggi attivanti forza di legge dello Stato e delle Regioni. Le norme parametro sono invece le norme alla stregua delle quali viene espletato il controllo di costituzionalità, ovvero per lo più sono le norme costituzionali, norme contenute nella Costituzione, in leggi di grado costituzionale, leggi di revisione costituzionali. C'è però da fare un'ulteriore riflessione su alcune norme parametro che non sono di grado costituzionale. Pensiamo ad esempio alla legge di delegazione. L'articolo 76 della Costituzione è norma di riferimento, norma che diciamo, individua una fonte importante nel nostro ordinamento che è il decreto legislativo. Il decreto legislativo è un atto del governo, un atto primario, avente forza di legge, che deve essere conforme alla legge di delega, ovvero deve rispettare quanto indicato dalla legge di delega con riguardo ai principi e criteri direttivi, all'oggetto e al termine. Ora, la legge di delega è indubbiamente un atto di valore primario, così come il decreto legislativo. Tuttavia, la legge di delegazione, in virtù di questo specifico compito ad essa assegnato dall'articolo 76, assolve ad una funzione molto importante di parametro interposto, cioè in realtà la legge di delega si interpone tra l'articolo 76 e il decreto legislativo e stabilisce dei criteri di validità cui il decreto legislativo deve necessariamente attenersi.
Quindi, se il decreto legislativo viola la legge di delega, in realtà indirettamente viola l'articolo 76, nella parte in cui impone alla legge di delega di stabilire i criteri di validità di un successivo atto con forza di legge, vale a dire il decreto legislativo. Ecco allora che tra le norme parametro possiamo annoverare, oltre a tutte le norme costituzionali e di grado costituzionale, anche delle norme che non hanno grado costituzionale, ma che per espressa indicazione di una norma costituzionale, stabiliscono i criteri di validità di successive leggi e atti con forza di legge, come è il caso appunto della legge di delegazione. Esistono poi alcune specifiche ipotesi in cui il parametro di legittimità costituzionale non comprende tutte le norme costituzionali. Pensiamo ad esempio alle leggi di revisione costituzionale o alle altre leggi costituzionali ex articolo 138 della Costituzione. Tali leggi ovviamente nascono, per lo più quelle di revisione, con lo scopo di modificare il testo della Costituzione. È evidente dunque come possono, anzi spesso, entrano in rotta di collisione con norme costituzionali, proprio con quelle norme che vanno a modificare. Ma è indispensabile, come già sottolineato dalla Corte Costituzionale a partire dalla sentenza 1146 dell'88, che le leggi di revisione costituzionale non modifichino nel loro contenuto essenziale i principi supremi, i principi fondamentali, i diritti inviolabili. Ecco allora che una legge di revisione costituzionale potrà essere sindacata dalla Corte Costituzionale qualora dovesse entrare in rotta di collisione con i principi fondamentali, con i diritti inviolabili, o da un punto di vista procedurale con lo stesso articolo 138, nella misura in cui non dovesse rispettare siffatto iter. Quindi le norme parametro indubbiamente sono norme di grado costituzionale e contenute in leggi di revisione e nella Costituzione, ma il parametro nel giudizio di legittimità costituzionale alle volte può espandersi e quindi andare a ricomprendere anche degli atti di livello primario, pensiamo alla legge di delegazione, cioè degli atti che stabiliscono i criteri di validità di successive leggi e atti con forza di legge sulla base di un'espressa indicazione della Costituzione. Oppure il parametro può anche restringersi con riguardo ad uno specifico oggetto, ovvero con riguardo ad esempio a leggi costituzionali o di revisione costituzionale, che potranno essere in contrasto con tutte le norme della Costituzione, ad eccezione dei principi inviolabili, dei diritti inviolabili, dei principi supremi, dell'iter procedurale prescritto all'articolo 138. Quindi possiamo indubbiamente riconoscere, come dire, la flessibilità, la mobilità del parametro che va commisurato all'oggetto nel sindacato di costituzionalità. Norme oggetto e norme parametro sono quindi tra loro strettamente connesse e devono essere valutate di volta in volta con riguardo alla singola fattispecie. Il giudizio di legittimità costituzionale in via diretta o in via d'azione è il giudizio sollevato da parte di Stato e Regioni. Nel nostro ordinamento, infatti, è stata consentita siffatta possibilità soltanto a questi due organi. Non è consentito quindi, ad esempio, al cittadino il ricorso diretto dinanzi alla Corte Costituzionale. Il giudizio di legittimità in via incidentale, anzitutto, si differenzia da quello principale proprio perché quest'ultimo non è un giudizio concreto, quindi non parte da una controversia specifica, ma è un giudizio di natura astratta che verte in merito alla conformità a Costituzione di leggi statali o regionali. È un giudizio successivo, quindi da un punto di vista cronologico è evidente l'analogia rispetto al giudizio in via incidentale, ovvero può essere sollevato solo successivamente all'entrata in vigore della legge statale o regionale. Si tratta però di una novità, sia pur parziale, la valutazione circa l'elemento cronologico, perché prima della riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione, il giudizio di costituzionalità in via principale sollevato dallo Stato nei confronti di una legge regionale era preventivo, cioè precedeva l'entrata in vigore della legge regionale, e invece quello presentato dalla Regione nei confronti di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato era successivo. A seguito della riforma del titolo V viene meno questa distinzione e viene consentita ad entrambi i soggetti la possibilità di rivolgersi alla Corte solo successivamente rispetto all'entrata in vigore della legge. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge è possibile l'attivazione del sindacato di costituzionalità in via diretta o in via d'azione.
Permane però una differenza, così come prima della riforma del titolo V, tra i giudizi sollevati dallo Stato e dalle Regioni per quel che riguarda i motivi di ricorso, perché mentre lo Stato può sollevare una questione di legittimità, allorquando ritenga che una legge regionale violi una qualsiasi norma della Costituzione, le Regioni possono sollevare questioni di costituzionalità allorquando ritenga che una legge, un atto con forza di legge dello Stato violi una propria competenza. La Corte Costituzionale nel corso del tempo ha cercato di attutire queste differenze, ma comunque residua una valutazione differente in merito ai motivi di ricorso. A differenza del giudizio in via incidentale, il giudizio in via principale è un giudizio tra parti, è un giudizio a carattere contenzioso. La stessa scelta di ricorrere alla Corte, quindi di attivare il sindacato, è comunque una scelta politica. Da questi elementi derivano delle conseguenze importanti anche per quel che riguarda le tipologie decisorie, perché esistono alcune pronunce che sono proprio ed esclusive del giudizio in via principale, proprio perché strettamente connesse al fatto che si tratti di un giudizio tra parti. Ad esempio, il giudizio in via principale può chiudersi con una sentenza che estingue il giudizio, e questo quando la rinuncia di una parte è accettata dall'altra. Oppure il giudizio in via principale può concludersi anche con una cessazione della materia del contendere, se ad esempio la legge che è stata impugnata viene nel frattempo modificata. Queste sono delle tipologie decisorie che contraddistinguono esclusivamente il giudizio di legittimità in via principale, proprio perché è un giudizio tra parti. Per il resto, invece, il giudizio in via incidentale o principale, che si concretizza di fatto in questa valutazione circa la conformità di una legge o di un atto con forza di legge dello Stato e delle Regioni alla Costituzione, è un giudizio che può concludersi con diverse sentenze, diverse tipologie decisorie. La prima grande distinzione è quella tra sentenze di accoglimento e sentenze di rigetto. Le sentenze di accoglimento sono le sentenze con le quali la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della legge, perché riscontra il contrasto tra quella norma di legge e la norma costituzionale. Le sentenze di accoglimento hanno un'efficacia erga omnes, perché ovviamente accertando questa antinomia, questa violazione della norma costituzionale, implicano l'annullamento della norma, quella norma è viziata, invalida e quindi va rimossa dall'ordinamento. Va rimossa dall'ordinamento nei confronti quindi di tutti i consociati. La sentenza di accoglimento è efficacia erga omnes e ha efficacia ex tunc, retroattiva, perché dal momento in cui quella norma è nata, che era invalida, cioè violava quelli che sono i principi posti dalla Costituzione, e quindi è a partire da quel momento che la norma deve essere rimossa. Salvo ovviamente una precisazione con riguardo a quelli che sono i rapporti esauriti, ovvero le sentenze passate in giudicato o i diritti prescritti. Con riguardo quindi a tutti quelli che sono i cosiddetti rapporti esauriti, c'è da dire che la retroattività, diciamo, delle sentenze non incide, fatta eccezione a quelli che sono i rapporti di natura penale. Perché in questo caso a quella che è la certezza del diritto come ratio sottesa al mancato riconoscimento della retroattività delle sentenze di accoglimento in un rapporto appunto chiuso, definitivamente concluso, prevale invece quella che è il favor libertatis, e quindi l'esigenza di garantire maggiore tutela del cittadino appunto in materia penale, quindi l'eventuale libertà del cittadino prevale rispetto alla certezza del diritto. Quindi le sentenze di accoglimento hanno indubbiamente efficacia erga omnes e hanno efficacia retroattiva, quindi la norma viene dichiarata illegittima a partire dal momento in cui ha iniziato a produrre i suoi effetti, fatta eccezione dei rapporti esauriti, nel corso dei quali quindi non retroagiscono gli effetti delle sentenze, eccezione all'eccezione in materia penale a tutela chiaramente del favor libertatis, quindi dell'esigenza di garantire la libertà del cittadino, indubbiamente prevalente rispetto a quella che è la certezza del diritto. Accanto alle sentenze di accoglimento abbiamo poi le sentenze di rigetto, le sentenze con cui appunto la Corte rigetta la questione di legittimità costituzionale perché ad esempio non ritiene che la questione sia fondata, cioè non ritiene che quel dubbio di costituzionalità sia fondato e quindi che quella norma di fatto non è in contrasto con la Costituzione.
Attenzione perché con le sentenze di rigetto la Corte non afferma mai la costituzionalità della norma, ma sempre che la norma non è incostituzionale. In italiano sembra le due espressioni abbiano valore sinonimico, ma in giustizia costituzionale non è così, perché ritenere che la norma sia costituzionale significherebbe apporre una sorta di sigillo di costituzionalità, e invece così non funziona nel sistema di giustizia costituzionale. Anche a fronte del vincolo derivante dalle sentenze di rigetto, ovvero la possibilità, non per il giudice a quo, ma anche un giudice nell'ambito dello stesso giudizio, quindi un giudice di diverso grado o qualsiasi altro giudice, di sollevare la stessa questione di legittimità costituzionale. Quindi è bene precisare che con le sentenze di rigetto la Corte non appone mai un sigillo di costituzionalità, si limita a dire che nel modo in cui è stata formulata quella questione non risulta essere in contrasto con la Costituzione. Accanto a queste due tipologie decisorie, nel corso del tempo l'armamentario decisionale si è molto arricchito e quindi la Corte Costituzionale spesso ricorre a quelle che sono, ad esempio, sentenze interpretative, oppure sentenze sostitutive, sentenze additive, tipologie decisorie molto più complesse che nel corso del tempo hanno arricchito l'armamentario di cui si avvale la Corte per valutare la conformità a Costituzione di leggi e di atti con forza di legge. Le sentenze interpretative, ad esempio, vengono adottate allorquando la disposizione oggetto è una disposizione polisense, quindi suscettibile di più letture. Allora, in questo caso è possibile ricorrere a questo tipo di sentenza. Per esempio, sentenza interpretativa di rigetto è quella con cui la Corte dichiara non fondata la questione nei termini di cui in motivazione, ovvero valutando effettivamente quella che è poi la interpretazione eventualmente resa nella motivazione della Corte. Oppure la sentenza interpretativa di accoglimento è quella invece in cui con cui la Corte dichiara l'illegittimità della norma, ovvero di uno di quei significati della disposizione, ma di fatto lascia in piedi la disposizione, ovvero potrà essere interpretata in altro modo diverso rispetto a quello dichiarato illegittimo dalla Corte, colpendo quindi specificatamente soltanto una norma, un significato di quella disposizione, che quindi nel suo complesso, ad eccezione di quel significato, resta in piedi. Le sentenze sostitutive sono invece delle sentenze sempre di illegittimità, con cui la Corte, ad esempio, dichiara l'illegittimità di una norma nella parte in cui prevede un qualcosa anziché un qualcos'altro, che avrebbe dovuto prevedere perché maggiormente conforme alle esigenze del sistema. Le sentenze additive sono quelle con cui la Corte dichiara l'illegittimità di una norma nella parte in cui non prevede un principio, non prevede una norma che avrebbe dovuto prevedere. Quindi sentenze additive di principio, se si limita ad introdurre appunto soltanto un principio di ausilio del giudice per la risoluzione del caso. Si è molto discusso su queste tipologie decisorie. Dal momento che recano indubbiamente un contributo significativo da parte della Corte Costituzionale. Tuttavia, coerentemente con quella che è la cosiddetta teoria delle rime obbligate, la Corte Costituzionale non esercita un potere creativo, ma si limita, come dire, a far emergere nel sistema dei principi, delle norme che comunque già coesistono e fanno parte dell'ordinamento giuridico. Quindi è escluso qualsiasi potere normativo creativo attribuito alla Corte Costituzionale. Il Presidente della Repubblica è un organo monocratico, è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Il ruolo del Presidente della Repubblica diverge a seconda della forma di governo in cui opera. Esiste una sostanziale differenza, per esempio, già tra un capo di Stato monarchico e un capo di Stato repubblicano. La temporaneità e l'elettività della carica che connotano il capo di Stato repubblicano ben si differenziano rispetto a quella carica ereditaria e vitalizia che invece connotano un capo di Stato monarchico. All'interno della forma di governo repubblicana esistono poi diverse accezioni, sfumature. Basti pensare alla forma di governo presidenziale, semipresidenziale, parlamentare e alle molteplici caratteristiche che connotano ciascuna di queste forme di governo. Siffatte caratteristiche incidono anche sul ruolo e sulle funzioni del capo di Stato. Il nostro ordinamento prevede, come già abbiamo rilevato in più occasioni, una forma di governo parlamentare, caratterizzata cioè dal rapporto di fiducia
tra Parlamento e governo. In questa forma di governo il ruolo del capo dello Stato è quello di un potere neutro. Interviene a fronte di quelle che sono diverse crisi di governo, ma non concorre all'indirizzo politico, non reca alcun contributo all'esercizio della funzione legislativa. Ecco perché appunto riveste questo potere neutro rispetto all'esercizio delle funzioni da parte degli altri organi, degli altri poteri. Le disposizioni costituzionali che riguardano il Presidente della Repubblica non sono moltissime. A partire dall'articolo 83 della Costituzione, alcune norme recano un contributo importante e fondamentale per quel che riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica. L'articolo 83 prevede infatti che il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Si tratta di una di quelle fondamentali funzioni elettive che esercita il Parlamento in seduta comune, ovvero questa specifica modalità che prevede appunto Camera e Senato insieme. All'elezione partecipano 3 delegati per ogni regione, tranne la Val d'Aosta che ne ha una. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea e soltanto dopo il terzo scrutinio, per facilitare l'elezione altrimenti particolarmente difficoltosa, è sufficiente la maggioranza assoluta. Può essere eletto Presidente della Repubblica, come espressamente previsto dall'articolo 84, ogni cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e goda dei diritti civili e politici. Quanto dura il mandato presidenziale? Lo possiamo individuare dall'articolo successivo, perché l'articolo 85 prevede la elezione del Presidente della Repubblica per 7 anni. Il settennato è quindi la durata del mandato presidenziale. Si è molto discusso su questo termine, perché è un certo numero di anni che garantisce una certa stabilità, ma non eccessiva rispetto appunto all'esercizio delle funzioni esercitate dal Presidente della Repubblica. Quando si conclude il mandato presidenziale? Inevitabilmente, indubbiamente, per scadenza del termine, quindi alla cessazione di quello che è il settennato. Ma non è questa la sola ragione, il solo motivo che può determinare la scadenza, diciamo, la cessazione del mandato presidenziale. Oltre alla scadenza del termine è possibile anche l'eventuale ipotesi in cui il Presidente della Repubblica venga a mancare, quindi in caso di morte, in caso di dimissioni oppure in caso di impedimento permanente. L'impedimento permanente è per lo più dovuto ad una, per esempio, condizione di salute, quindi non so, un'infermità irreversibile, oppure alla decadenza dalla carica, quindi una sorta di sanzione imposta nei confronti di tale soggetto, ad esempio a causa di una eventuale responsabilità riscontrata per altro tradimento o attentato alla Costituzione, oppure al venir meno, per il venir meno di quelli che sono i presupposti che garantiscono a tale soggetto l'esercizio delle sue funzioni, ad esempio il godimento dei diritti civili e politici. Il venir meno di questa condizione chiaramente determina un impedimento permanente tale da comportare l'impossibilità ad esercitare, a continuare ad esercitare le funzioni e quindi inevitabilmente la cessazione del mandato presidenziale. Cosa succede a fronte di una di queste ipotesi, ovvero scadenza del termine, morte, dimissioni o impedimento permanente? È la Costituzione a prevedere espressamente all'articolo 86 che in tali ipotesi è il Presidente della Camera dei Deputati ad indire l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione. Quindi un compito espletato dal Presidente della Camera ai fini della indizione della nuova elezione del Presidente della Repubblica. Cosa ben diversa rispetto all'impedimento permanente è invece l'impedimento temporaneo, che può verificarsi nel corso dell'esercizio delle funzioni presidenziali, per esempio a fronte di una malattia non grave, a fronte di un viaggio all'estero, a fronte di una sospensione della carica.
In tale ipotesi ricorre l'istituto della supplenza, ovvero è il presidente del Senato che esercita le funzioni del presidente della Repubblica ove questi non possa adempierle, sulla base di quanto espressamente previsto all'articolo 86,1. Le funzioni del presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal presidente del Senato. Diverse le funzioni che il Presidente della Repubblica esercita nel nostro ordinamento, molte delle quali elencate nell'articolo 87 della Costituzione. Il primo comma ribadisce anzitutto che il Presidente della Repubblica è capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Si tratta di una disposizione di particolare rilievo, come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 1 del 2013, dove la Corte ha precisato che il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale non soltanto nel senso di unità territoriale, ma anche e soprattutto della coesione e dell'armonico funzionamento dei poteri politici e di garanzia che compongono l'assetto costituzionale della Repubblica. Si tratta di organo di moderazione e di stimolo nei confronti degli altri poteri, in ipotesi tendenti ad esorbitanti o ad inerzia, per svolgere efficacemente il proprio ruolo di garante dell'equilibrio costituzionale e di magistratura di influenza. Il Presidente deve poter contare sulla riservatezza assoluta delle proprie comunicazioni, non in rapporto a una specifica funzione, ma per l'efficace esercizio di tutte. Importante quindi questa funzione che il Presidente della Repubblica esercita nei confronti di quelli che sono gli altri poteri. L'articolo 87 della Costituzione elenca poi una serie di compiti riconosciuti al Presidente della Repubblica rispetto al potere legislativo, al potere esecutivo, rispetto al potere giurisdizionale. Anzitutto, prevede che il Presidente della Repubblica possa inviare messaggi alle Camere. I messaggi inviati alle Camere hanno, un'efficacia persuasiva importante e significativa, come insegna la storia. Si pensi ad alcuni, per esempio, abusi importanti e significativi nel corso del tempo, la mancanza dei presupposti, dei decreti legge, adottati comunque dal governo, pur in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza, e addirittura convertiti dalle Camere. Sono stati importanti e significativi i messaggi inviati dal Presidente della Repubblica alle Camere per fronteggiare questa ipotesi di abuso nel ricorso ad atti normativi da parte del governo e soprattutto alla conversione da parte delle Camere di siffatti atti normativi privi dei presupposti. O ancora si pensi ad esempio a quelli che sono i diversi messaggi presidenziali posti in essere a fronte dell'eventuale apposizione di questioni di fiducia da parte del governo su maxiemendamenti, ovvero una situazione di particolare abuso da più punti di vista, rispetto ai quali, diciamo, l'effetto persuasivo derivante dai messaggi del Presidente della Repubblica è stato particolarmente importante e significativo. L'articolo 87 prevede poi che sia il Presidente della Repubblica ad indire le elezioni delle nuove Camere e a fissare la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo. I disegni di legge di iniziativa del governo sono gli unici ad avere questa peculiarità procedimentale, ovvero un primo vaglio da parte del Presidente della Repubblica in merito alla presentazione. Un primo vaglio perché ovviamente dopo che il disegno di legge, se nella misura in cui viene discusso e diventa legge, verrà poi promulgato dal Presidente della Repubblica ed infatti la promulgazione delle leggi come fase integrativa dell'efficacia della legge spetta al Presidente della Repubblica e rientra nei poteri del Presidente della Repubblica anche la possibilità di esercitare quello che è un rinvio presidenziale e quindi chiedere alle Camere una nuova deliberazione allorquando reputi opportuno prima di promulgare. Quindi nel lasso di tempo concesso al Presidente della Repubblica ai fini della promulgazione è possibile che richieda un'ulteriore deliberazione alle Camere. Se queste nuovamente approvano il disegno di legge, il Presidente della Repubblica è obbligato alla promulgazione. Rispetto invece a quelli che sono gli atti normativi del governo, decreti legge, decreti legislativi e atti di natura diciamo grado secondario, cioè i regolamenti, l'articolo 87 prevede il potere del Presidente della Repubblica di emanare atti aventi valore di legge e regolamenti. Il Presidente della Repubblica indice poi il referendum popolare nei casi previsti dalla legge, nomina i funzionari dello Stato, accredita e riceve rappresentanti diplomatici, ratifica trattati internazionali, previa, quando occorra, le autorizzazioni delle Camere. Ha poi il comando delle forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa,
presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può concedere la grazia o commutare le pene. La grazia è un istituto di clemenza di particolare importanza, come ha ricordato la Corte Costituzionale nella sentenza 200 del 2006, in cui il ruolo e la funzione del Presidente della Repubblica è davvero importante e significativo. Si tratta di un provvedimento di clemenza a carattere individuale, che può intervenire solo su sentenze passate in giudicato e incide sull'esecuzione della pena principale. Può concretizzarsi nel condono rispetto alla pena inflitta oppure nella commutazione in una pena diversa. Il motivo, la ratio sottesa alla concessione della grazia è il comune senso di giustizia, che è finalizzata a mitigare quelli che sono gli effetti altrimenti irreversibili di decisioni giudiziarie. Quindi per evitare le degenerazioni conseguenti derivanti dalla rigida applicazione della legge, è possibile che il Presidente della Repubblica appunto conceda la grazia come provvedimento di carattere individuale. Molto importante nell'ambito delle funzioni riconosciute al Presidente della Repubblica è lo scioglimento delle Camere, sottoposta a limiti procedurali, temporali e sostanziali previsti all'articolo 88 della Costituzione. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, ecco il primo limite di carattere procedurale, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tali facoltà negli ultimi 6 mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura. Quindi non può esercitarlo da un punto di vista cronologico negli ultimi 6 mesi dal suo mandato, salvo però che questi coincidano con gli ultimi 6 mesi della legislatura, per evitare ovviamente, a fronte di quest'ultima situazione, un'eventuale paralisi, un blocco del sistema. Non può invece esercitare tale facoltà nel cosiddetto semestre bianco, per evitare chiaramente disperare, come dire, in una nuova composizione più favorevole, maggiormente favorevole a un'eventuale rielezione. Quindi si tratta sicuramente di un limite di carattere cronologico, la cui ratio è individuata essenzialmente in questa garanzia anche nei confronti dei consociati. Limiti sostanziali, oltre a quelli procedurali e cronologici, sono chiaramente attinenti a quella che è il tipo di crisi a fronte della quale il Presidente della Repubblica interviene per sciogliere le Camere, come estrema ratio ai fini della risoluzione di una particolare situazione di crisi. Interessante e significativa la disciplina costituzionale in merito alla responsabilità del Presidente della Repubblica. Anzitutto, prima e al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente della Repubblica è responsabile al pari di qualsiasi altro cittadino. Diverse invece le indicazioni prescritte in Costituzione per quel che riguarda la responsabilità del Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni. È l'articolo 89 in particolare a prevedere l'assenza di qualsiasi forma di responsabilità da parte del Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni. L'articolo 89 prevede infatti che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Eh già, perché il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti posti in essere nell'esercizio delle sue funzioni, ma è evidente che un soggetto deve essere riconosciuto come soggetto responsabile. Ecco allora che l'articolo 89 prevede l'istituto della controfirma ministeriale. La controfirma apposta dal ministro competente o proponente è quindi un requisito di validità dell'atto, senza il quale l'atto non è quindi valido, e che è indispensabile per rendere il Presidente della Repubblica irresponsabile e il ministro controfirmante responsabile. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri atti indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, vista quindi l'importanza di questi differenti atti. Quindi la controfirma ministeriale è un istituto molto importante che conferma l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica per tutti gli atti posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni e introduce la responsabilità del ministro proponente o competente. Si tratta di una distinzione importante perché sono diversi e di diversa natura gli atti che il Presidente della Repubblica può porre in essere. E allora, sulla base di questa differenziazione, si può distinguere tra quelli che sono atti presidenziali in senso stretto, atti ministeriali e atti complessi. A seconda di questa classificazione, potremmo dire che l'apporto reso dal Governo e dal Presidente della Repubblica è diverso.
Per esempio, gli atti presidenziali in senso stretto sono quegli atti rispetto ai quali l'iniziativa sostanzialmente scaturisce dal Presidente della Repubblica e quindi la controfirma come requisito di validità viene apposta dal ministro competente, cioè dal ministro che è competente per materia, razione materia rispetto a quella determinata funzione, a quel determinato compito. Un esempio di un atto, presidenziale in senso stretto si ha con riguardo ad alcuni atti discrezionali, per esempio. L'articolo 59, comma 2, prevede che il Presidente della Repubblica possa nominare senatori a vita persone che abbiano illustrato la patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e in un numero massimo di 5. Ora, questi senatori di nomina presidenziale indubbiamente rispondono ad una funzione discrezionale posta in essere dal Presidente della Repubblica nel rispetto di quello che è una propria assoluta iniziativa. Quindi l'iniziativa scaturisce dalla volontà del Presidente della Repubblica. La firma apposta dal ministro competente è un requisito di validità dell'atto, senza il quale cioè l'atto non avrebbe alcuna validità. Ancora, per esempio, tra quelli che sono gli atti presidenziali in senso stretto, possiamo così definirli come atti discrezionali, rientra ad esempio la convocazione straordinaria, la convocazione straordinaria delle Camere, oppure l'autorizzazione alla presentazione di disegni di legge di iniziativa governativa. O ancora, sempre tra gli atti presidenziali in senso stretto, ma questa volta come atti dovuti e quindi rispetto ai quali non c'è una discrezionalità da parte del Presidente della Repubblica, possiamo individuare l'elezione delle nuove Camere o l'indizione del referendum o ancora la promulgazione delle leggi dopo l'esercizio del potere presidenziale di rinvio. In questo caso si tratta di un atto dovuto, atti rispetto ai quali dunque l'iniziativa scaturisce dal Presidente della Repubblica e perciò ripeto, la controfirma è sicuramente un requisito di validità e il ministro sarà il ministro competente. Diversi invece sono gli atti ministeriali, nei quali invece l'iniziativa nell'adozione dell'atto per lo più è ascritta, diciamo, al governo, al Consiglio dei Ministri. Basti pensare ad esempio allo scioglimento dei consigli regionali, alla nomina dei funzionari di Stato, oppure agli atti che il Presidente della Repubblica pone, ad esempio, come capo del Consiglio Supremo di Difesa, o ancora la nomina degli esperti del CNEL. Si tratta per lo più di scelte che provengono indubbiamente da una valutazione che è per lo più ascritta alla volontà del Consiglio dei Ministri. Quindi si tratta di una valutazione per lo più ascritta a quella che è la volontà politica del Consiglio dei Ministri, una scelta sostanzialmente politica, rispetto alla quale quindi la controfirma è indubbiamente un requisito di validità ineludibile e fondamentale. Ma in questo caso l'iniziativa non è tanto del Presidente della Repubblica quanto piuttosto proprio dal Ministro, che quindi non soltanto diciamo è il Ministro competente, ma è proprio il Ministro proponente, cioè che dalla cui volontà scaturisce il porre in essere quel determinato atto. E poi abbiamo invece degli atti complessi. Gli atti complessi sono quelli nei quali invece possiamo riscontrare una sorta di comune volontà, o meglio di iniziativa tanto del Presidente della Repubblica quanto del governo rispetto all'adozione dell'atto. Per esempio, la nomina dei ministri che viene effettuata dal Presidente della Repubblica su indicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, o ancora lo scioglimento anticipato delle Camere, indubbiamente, vista la delicatezza dell'atto, del compito, si tratta indubbiamente di un atto complesso, in cui quindi l'apporto è paritario in merito alla scelta nel ricorso allo stesso da parte del Presidente della Repubblica e del Consiglio dei Ministri. Vi sono poi degli atti che sono del tutto esenti da controfirma, quindi gli unici atti che sono esenti da controfirma sono gli atti personalissimi, per esempio i messaggi orali, per esempio il ricorso alla Corte Costituzionale nei confronti di atti del governo, rispetto ai quali chiaramente non vi può essere, per ovvie ragioni, un qualsiasi tipo di apporto, né tantomeno una controfirma, da parte del governo. Oppure gli atti che il Presidente della Repubblica pone in essere come Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Questi sono gli atti esenti, quindi rispetto ai quali non è necessaria la controfirma.
Per tutti gli altri atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni è necessaria la controfirma come requisito di validità, posto che per tali atti sarà responsabile il ministro proponente o componente, ma non il Presidente della Repubblica, che è dunque irresponsabile. Fuori dall'esercizio di tali funzioni, invece, il Presidente della Repubblica è responsabile al pari di qualsiasi altro cittadino, così come prima rispetto all'esercizio della funzione. Il Presidente della Repubblica è altresì responsabile nell'esercizio delle funzioni solo in due casi: per altro tradimento o attentato alla Costituzione. Si tratta di reati a fattispecie aperta, diciamo anche abbastanza oscuri nella determinazione del significato scritto alle stesse, proprio perché si parla spesso di contenitori vuoti che vanno riempiti a seconda di quelli che possono essere i vari comportamenti posti in essere dal Presidente della Repubblica, mai verificatisi nella storia repubblicana. L'alto tradimento dovrebbe così astrattamente coincidere con una violazione del dovere di fedeltà del Presidente della Repubblica nei confronti appunto della nazione, della Repubblica, in senso attivo ma anche in senso passivo, cioè come una vera e propria omissione posta in essere al Presidente della Repubblica nella difesa delle proprie istituzioni, della Repubblica stessa. E invece l'attentato alla Costituzione potrebbe definirsi come quella violazione ripetuta particolarmente grave della Costituzione, tale da non poter sfociare in una mera illegittimità costituzionale, ma in qualcosa di molto più grave, di molto più significativo per l'intera Repubblica. Ora, al verificarsi di queste ipotesi, ripeto, mai verificatesi nel corso della storia, sarebbe attivabile un procedimento ad hoc per poter verificare anzitutto la veridicità in merito al verificarsi di siffatte ipotesi, e poi un procedimento specifico per la responsabilità, per accertare la responsabilità del Presidente della Repubblica. Anzitutto una fase, diciamo, istruttoria potrebbe nascere con la raccolta di diversi elementi, referti, rapporti, denunzie che vanno presentati al Presidente della Camera. Il Presidente della Camera li trasmette poi ad un comitato parlamentare composto tanto da senatori quanto da deputati scelti tra i componenti della Giunta del Senato e della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere. Siffatto comitato parlamentare svolge le sue indagini per un periodo di 5 mesi, prorogabile una sola volta e per non più di 3 mesi, al termine di tale periodo il comitato deve esprimersi, e chiaramente diverse possono essere gli esiti di tali indagini. Potrebbe per esempio il comitato dichiarare la propria incompetenza, perché non si tratta di un reato ex articolo 90 della Costituzione, cioè alto tradimento, attentato alla Costituzione, oppure potrebbe concludersi questa indagine con un'archiviazione, perché il fatto non sussiste, quindi perché effettivamente non vi sono elementi per poter riscontrare reati di sì evidente gravità. Oppure, ultimo esito, potrebbe essere quello di una vera e propria valutazione circa la sussistenza in merito a queste notizie di reato, e quindi il verificarsi di un alto tradimento o un attentato alla Costituzione. In questo caso il comitato redige una relazione che viene letta, discussa dal Parlamento, di fronte al Parlamento in seduta comune, ai fini dell'eventuale messa in stato d'accusa. Il Parlamento vota, infatti, in seduta comune e a scrutinio segreto, la messa in stato d'accusa a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento. In tal caso ci sarà, nel caso ovviamente di esito positivo, quindi della messa in stato d'accusa, un giudizio vero e proprio da parte della Corte Costituzionale, ma che questa volta giudica rispetto alla sua ordinaria composizione a composizione integrata, cioè oltre 15 giudici vi saranno 16 componenti che sono estratti a sorte da un elenco di cittadini compilato ogni 9 anni dal Parlamento, tra coloro che godono dei requisiti per l'elezione alla Camera dei Deputati. Durante questo giudizio chiaramente la Corte Costituzionale svolgerà un'attività di natura istruttoria, di natura deliberativa, per arrivare così alla decisione. Eventuali provvedimenti adottati, diciamo, dalla Corte Costituzionale potranno essere per esempio di natura cautelare, coercitiva, ad esempio la sospensione della carica, fino ad arrivare poi a quello che è il provvedimento finale, l'eventuale condanna.
la condanna che può essere al massimo prevista rispetto a quella che è la pena massima prevista dalle leggi penali, più ovviamente delle sanzioni costituzionali, amministrative o civili, per esempio la rimozione dalla carica, la decadenza da senatore a vita, la confisca dei beni, il risarcimento del danno. Quelle che possono essere appunto indicazioni prescritte, condanne prescritte ulteriormente dalla Corte Costituzionale. Un'eventuale sentenza di questo tipo non è soggetta a impugnazione, ma semmai a revisione, sempre però disposta con ordinanza della Corte Costituzionale e solo qualora diciamo, dovessero sopravvenire dei fatti o degli elementi nuovi rispetto a quanto discusso, rispetto a quanto elaborato fino alla sentenza definitiva.